piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Fiocca, la neve fiocca, e ad ogni cuore sogna un dolce focolò. Qui meteo è offerto da... Beh, lo conduco io. EmiliaRomagnaSport.com, il portale di tutto lo sport della nostra regione, con particolare attenzione ai campionati dilettantistici di calcio. EmiliaRomagnaSport.com, lo sport regionale a portata di click. Benvenuti a un nuovo appuntamento quotidiano, giovedì 24 gennaio, di Qui Meteo. Ma io voglio approfittare per salutare un po' gli amici, visto che è un meteo che unisce le due province, un po' quella di Foggia, un po' quella di Bologna, c'ho gli amici dappertutto, che ormai col mio meteo spando le risate, sì è vero, ma alla fine quello che conta poi è sapere le notizie che contano. Comunque voglio salutare gli amici di Torticella. Lazzi, il meteo! Ma sì, ma lasciatemi salutare la gente, cioè siamo, ho una certa educazione anch'io, ma cioè voglio dire... Lazzi? Ti licenzio. Bene, benvenuti oggi al meteo. Il meteo oggi a Bologna va è una giornata all'insegna della pioggia, perché comunque c'è sempre, oltre questa volta quella fetta fastidiosa, perché stavolta la mena come Dio comanda, e quindi tutto il giorno vedremo cadere quest'acqua. Ma a noi che viviamo appunto qui a Bologna, cioè, il problema non sussiste perché abbiamo i portici, quindi meno male insomma, la città riesce ad ammortizzare la caduta della pioggia. E cosa dire, alla fine poi dopo le temperature girano attorno sempre alla minima di meno 2 gradi fino ad arrivare a una massima di 5 gradi, che quindi il freddo si fa sentire. Quel famoso maglioncino che parlo già da 2 giorni a sta parte, portatelo sempre dietro, anzi stavolta abbondate, perché mi sa che il maglioncino non basta. E l'umidità è all'83% e purtroppo sempre chi soffre un po' di reumatismi ha dei problemi vari, alle ossa, insomma, dobbiamo badare a questo all'umidità appunto che è numero uno. I mari si confermano mossi, perché alla fine vuoi non vuoi, il mare non si smentisce e ovviamente sembra mosso. Il vento, che questo è un fattore aggiunto oggi, proprio così, a così mente. C'è il vento, quindi esiste questo fattore atmosferico e dobbiamo citare. E una velocità di 9 km orari. Dopo la cazzata del vento andiamo avanti e prendiamo i saluti agli amici di Foggia, quindi dobbiamo parlare anche per Foggia, perché poi dopo sai, è pur sempre la mia città, ma no, è la mia città, e parliamo. È giornata prevalentemente piovosa, anche lì, quindi l'Italia in sé per sé è coperta da nuvole e viene giù dall'acqua. Va bene per gli agricoltori, perché alla fine si hanno seminato con l'acqua bene. E quindi un consiglio, a Foggia cosa si fa? A Foggia quando piove oggi si fa la città del cinema, però qui andiamo a vedere un film, o chiudiamoci nei centri commerciali, però alla fine sono fatti vostri, guardate quelle serate, da qui devo anche dire cosa fare, no, assolutamente. Temperature, la minima gira sui, cioè, i 3 gradi fino ad arrivare a 12 gradi, la massima, e stiamo calando, rispetto ai primi giorni stiamo calando, quindi la temperatura... Poi alla fine è inverno, cioè è la tua stagione, cosa volete? Mettetevi un giubbotto in più e stiamo buoni. L'umidità all'80%, quindi nonostante ieri avevo detto che l'umidità a Foggia non c'è, oggi si presenta, è all'80%, quindi anche qui a Foggia non esiste l'umidità, cosa vogliamo fare? Il mare è mosso, con un tempo così è mosso, assolutamente mosso. E il vento non permetto. Quindi io in una tenente Marco Lacci con l'ombrello vi saluto. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Fiocca, la neve fiocca, e ad ogni cuore sogna un dolce focolare.